anche se inizia. C'è pensa a te sarò giornato rosso nero e da bandito morirò. Che emozione sarà perché ti fiamo, è un'emozione che scorre piano piano. Milan, Milan, sempre con te. Vai, manca, ecco, si parte. Un piccolo medley, veloce, si parte. Stasera sofferenza immane. Stasera, ecco, partiti. Anticipato però da Pepe, arriva Calabria, colpetto, si è ripreso Calabria, però gli viene anche portato via il pallone. Pendel prova a saltarlo, Calabria sta a distanza anche per evitare una possibile reazione alla prima presa, che prova a correre il porto Luis Diaz, entra dritto su di lui per la serra. Sì, ma meno male, ma dobbiamo essere un pochino più tranquilli, se entrate così. Non sempre, mentre qui arriva subito la munizione per Sergio Oliveira, tutti i bufaliti quelli del Porto intorno al direttore di gara tedesco che li manda via sbracciando. Dai, è trattenuto il terzo minuto, un po' la sensazione. Bisogna stare attenti a questi tutti che fanno le ripartenze, sono veloci. Vai, che manina. Vai, dai, spalla a spalla, vieni. Praticamente un altro calciatore rispetto a quello visto nella stagione. Vai. 2020-2021, Sandro Tonali, preso un anno di confidenza con la maglia del Milan. Adesso è praticamente ogni partita quasi migliore in campo. Assolutamente. Anche in questa giocata, hai visto? Prima una giocata tattica, no? Perché da copertura a Calabria che è andata ad affrontare un molto alto. E questo non lo devi concedere, perché Calabria, nonostante sia un giocatore rapido, non ha la velocità che può avere Luis Diaz, soprattutto se lanciato da metà campo in su. Lui tatticamente bravissimo, Tonali va a coprire. Bravo, e Marino, taglia la strada a Luis Diaz, gli si mette davanti e assolutamente va in anticipo, una grandissima giocata. Non ce le rischiamo questi palloni, o si butta su questo pallone, si butta su, non andiamo a giocarcelo sempre lì, via canallando, non si può bestemmiare. Fa meglio che un fallo di mano, pure se ne porta veloce, si prende un bel rischio da Giannolino, ma va dritto sul pallone. E poi Luis Diaz litiga col pallone stesso, che Calabria recupera dal fallo laterale cercando subito Giroud. Bravo Donalino, andiamo avanti, avanti, perché bisogna sempre fermarsi e guardare indietro, quando bisogna andare avanti, bisogna andare avanti. Devono avere pazienza, Riccardo, devono avere pazienza a far girare palla, guarda, in fase di un possesso il porto è schierato bene, 4-1-4-1, quindi non concedono grandi spazi e quindi loro devono far girare palla e cercare sugli esterni. No. A chi? Tomori, datti una sta cazzo di svegliata, dai. Di nuovo Taremi, di nuovo in area di rigore, c'è la palla che non può arrivare mai a De Vanilson. Sergio Oliveira già recuperato la buona palla da Giroud, Uribe cerca di calciare, il fallo l'ha fatto Uribe, infatti Uribe non fischia punizione perché Giroud ha messo il piede e Uribe ha calciato con Olivier Giroud, che certamente stava meglio prima. Vai, deve trovare anche questo. Sì, ma qua che rischio ha corso Giroud già ammonito. Se lo tronca. Assolutamente ha preso la palla, ma guarda che è un rischio abbastanza clamoroso, lì basta poco, basta poco per rischio anche di farsi
male, esatto. Assolutamente. Ma io guardo più il fatto che basta una questione di centimetri, di un attimo, perché tu possa andare a toccare il piede dell'avversario. A quel punto era il secondo giallo, direi abbastanza clamoroso. Poi è stato bravo, uomini vanno sì, fuori gioco, però rimane il gesto tecnico. Mezzo colpo ce l'ha. Perché ha fatto una grande esecuzione, però nel momento che saltano la prima pressione del porto, che poi l'accompagnano l'azione con tanti uomini, riescono ad andare a concludere. Ce l'ha i Goldelli nei tempi del Montpellier, è stato incredibile ritratto con l'Arsenal nella prima gara dell'anno, qualche stagione fa, anche con il Chelsea. Proprio due minuti di recupero concessi da Brick per finire questo primo tempo. A volte sbaglia quelli facili come prima di testa, i gol difficili chiedere di Olivici. Tutti si apre per ricevere ancora ben a sé. Vai. Prova la giocata. Ragazzi, qua dentro per Giroud, controlla e prova a passare in mezzo a due. Sul rimbalzo stava per arrivare ben a sé. Ottimo lavoro. Questa abile. Salamakers al cross dentro, l'area di rigore, Lunic, grande copertura di Mbemba. Così non c'è mai nessuno, cazzo. Turè legge alla grande la situazione. Pallo, vai. Giù. Bravo Ballino Turè. Calcio di punizione, bravo. Messo Taremi. Pallo Turè ancora bene. Sì, ancora bene perché ha coraggio, va a prendere questa palla sulla tre quarti. Questa è una gran cosa. Ma anche l'intervento di Mbemba è un grandissimo intervento. Che non era purtroppo. Sì, non era facile. Questa dai, situazione mettiamo qualcosa solo, anche per svegliare un po' i compagni. Qui Tonali va in copertura e ci va bene Zegusa Musi su di lui, toglie via il pallone Tonali ma lo passa al porto. Ottavio fuori, Sergio Rivera, occhio che ha un buon tiro, lascia il pallone per Uribe che va a calciare ma la carezza le mani di Tatavisano ma non le tocca e finisce sul fondo. Altro tiro del porto, 4 angoli a 0, stanno diventando tante le statistiche favorevoli alla squadra di Sergio Conceição, che per ora però non trova il gol e il Milan fa scaldare Romagnoli e Ibrahimovic. Questa è una serie di statistiche. Pronto Pioli a mettere due cambi. Perché qui si mette un cazzo di piede in un pallone. C'è la possibilità che possa mettere dietro, dici? Come se altri contro te. In questo momento possa togliere un centrale, fino a che non abbia guarda delle... Diogo Costa su Rafa Leão. Sì, che forse è partito nel mondo. Non vedo, gioco, non vedo qualcuno, ma lo è. Qualcuno ci deve assistere. Per fare una rete qualcuno ci deve assistere. Perché una volta si è spento. Ma sono questi palloni. Non siamo in condizione di arrivare meno in porta. Questi palloni per se metà campo. Contrasta ancora su Krunic. Si fatto che da pallone a loro. Nemmeno in passaggi semplici. Uno contro uno. Noi ce l'hanno fatta anche per noi. La fatti continuare. Va bene, continuiamo così. Credo che la parola giusta l'abbiamo usata insieme di presentazione. Un giocatore fastidiosissimo. Sempre presente, combatte, non ha tantissima qualità. Adesso è tornato nella sua posizione, la prima punta, mentre con Davinson doveva sacrificarsi a arretrarla. Gio Mario rientra su Kalulu, serie di finte, passa, va al cross in area di rigore, la svirgola Sergio Rivera che aveva accompagnato come sempre, poi due uomini a terra, la palla rimane buona e il vantaggio di Luis Diaz che porta il Porto avanti al 65esimo con il destro Fabio Natalusano e Milan è sotto 1-0. Vorrebbero un fallo su Benasser, tutti a protestare con Brick, i giocatori rossoneri. C'è stato un contrasto a linea dell'area di rigore con Benasser protagonista, la palla è rimasta lì e Luis Diaz l'ha piazzata alle spalle di Tatarusano. Si è da rivedere perché l'impressione è che Benasser fosse in vantaggio, quindi è stato Ibra a protestare con Brick, Roberto. Però col metodo di arbitrare come che ha fatto Brick fino a questo momento diventa difficile che possa in qualche modo penalizzare. Però c'è il VAR, quindi ovviamente rivedremo la sterzata di Gio Mario. La svirgolata di Sergio Oliveira viene buttato proprio giù Benasser, proprio buttato giù. Qui è la parte finale ed è soltanto il tiro. E ci vorrebbe una camera dettagliata di questo contatto tra Taremi
fisico da Remi è più grosso, Bennacer è più piccolo. Luis Diaz ringrazia qualcuno lassù. Bennacer sta guardando la palla mentre entra Bakayoko per Sandro Tonali. Luis Diaz ovviamente non c'entra nulla, ma Bennacer guarda la palla. Remi probabilmente anche, ma alla fine lo va a buttare giù. Mentre Brick dice di sbrigarsi con i campi, il giocatore del Porto. No, non c'è. Anche la palla, eh? La palla non serve? La palla non serve? Altra più pura. Allora. Con il Milan. Entra al suo posto Vitinha, oltre al peccatito Corona. Il gol è stato rivisto, come dicevi tu Roberto, è stato anche convalidato, anche convalidato. Grazie a Cesari per il post partita di Alberto Brandi con tutti i suoi ospiti, mentre qui Calabria perde un brutto pallone. Luis Diaz va dentro l'area di rigore da Taremi, chiude Chier in calcio d'angolo. È una partita di grande sofferenza, è stata tutta una partita di grande sofferenza questa per il Milan, che ha bisogno di sinistra. Ancora Vitinha a mettere in mezzo Bennacer, sicuramente il giocatore del Milan che ha corso di più. Lotta Romagnoli, vince un altro duello, poi Krunic sgonfia il pallone di fatto quasi calpestandolo e perdendolo. Zaidu Sanusi. Poi Sara Marchesa, addirittura tunnel da Luis Diaz. Palla dentro per Meditaremi, col tacco aspettava la sua posizione di Ottavio che non è mai arrivata. Claudio Raimondi. Questi non segnavano neanche con la penna se ne dava l'aiuto arbitrale. Non segnavano neanche con la penna. Avanti con Romagnoli. Dava in foglia una penna, nemmeno un quel modo. Incredibile. Attaccato da Corona che lo trattiene per il braccio, fa giocare Brick, si ricomincia da Romagnoli, senza nulla togliere la prestazione del Porto. Sì. Mi ha salutata, sì. Ciao. Al 90% c'è di Augusta, prova a puntare a sfidare Daniel Maldini che regge molto bene l'urto e gli porta via il pallone dando una chance al Milan, ma poi appoggiarsi a Ibrahimovic. È stato letto il passaggio da Vitinha. Ma come si fa? Ma è fermo, ma è piantato quello, ma carattinani, ma come si fa? È fermo, ma come fa? Ma come fai, cioè? Per lui c'erano altri due giocatori prima che potevano passarla anche più facilmente. Il figlio del grande padre. Con le mani con calma. Gio Mario. Importanti out. Il furto che anche stasera ci hanno fatto, non è solo quello. Quella è la conseguenza di tante cose. Uno praticamente per ogni linea, no? C'è il difensore, mediano, trequartista, senza considerare il portiere. No, poi ci sarebbe stato più qualità anche nei cambi, no? Non c'è dubbio. Basta fare un 1 con l'Atletico Madrid e sei in una situazione comunque di classifica già molto molto diversa, anche per un'eventuale qualificazione in Europa League. Adesso diventa difficile pure quella, mentre qui Leao rischia tantissimo, secondo me, Roberto. Secondo me Leao rischia tantissimo per come è caduto sulla gamba dell'avversario. Gliel'ha pestata. Sì, dai, ha preso prima il pallone, giallo. Giallo perché l'ha preso sul collo del Piede, non più alto come aveva capito, che ragazzi può cacciare nel gruppo a due. Giallo l'ha preso subito. Cartellino perché appunto non interpretano, mentre Luis Diaz si butta a terra ancora una volta non premiato. Calabria al cross dalla tre quarti, sul secondo palo c'è Ibra e la può mettere giù, fa la torre invece per Leao, lotta con Bembà, c'è Calulu, c'è ancora Bembà che allontana sui piedi però di Calabria che spinge a supporto. Calabria col destro, è l'unico punto dove non c'era un giocatore del Milan di tutta l'area di rigore, chiede una deviazione. Primo tiro si è fatto al 90, al 93esimo quasi. Ma la preparazione
pericolosa da parte del Milan nel secondo tempo, non c'è stato altro. Il primo tiro al 93. Era quello che hai sottolineato, anche sfortuna, perché questa è una palla che magari calciata da Calabria poteva andare in una posizione di campo dove c'era un giocatore del Milan, invece va a sfilare, però effettivamente il Milan nel secondo tempo troppo poco. Dopo di noi il post partita, anche per vedere quello che ha fatto l'Inter nella sfida contro lo Sheriff, capolista del girone, per commentare, per rivedere gli episodi da Moviola su tutti, quello che ha causato il gol del Porto con il fallo fischiato su Ismael Bennacer. Mancano 100 secondi alla fine di questa difficilissima partita, con Mbemba che va a recuperare, a lanciare in avanti, forse Dani Martinez è fuori gioco, forse no, di sicuro è stata Lusano con le mani, rimette in movimento i suoi. Deve trovare però un uomo libero, si fa vedere allora Simon Kier, invece vuole andare al lancio direttamente da Lusano, che va a cercare naturalmente Ibrahimovic. Grujic neanche ci prova, torre per Leao, che controlla, aspetta Bennacer, è salito a destra Saramakers, Bennacer non lo serve, non si sa bene perché, Calabria adesso va da lui, palla per Bennacer, e in area di rigore viene fermato il calcio d'angolo per il Milan, c'è l'ultima opportunità per provare a non perdere questa partita con Bennacer che entra dalla bandierina. Lì vicino Saramakers, tutti a saltare, arriva pure da Tarusano, il 94esimo, aspettate, dice da Tarusano, ci sono anche io, la porta del Milan è sguarnita. Sei contento? Tarusano tutti 22 in una sola area di rigore. Io sei contento che segnasse, guarda. Segnasse Tarusano, guarda.